Goodness, you people wouldn't believe. Attack ships are on fire with the shoulders of the Rhine. Sea beams glitter in the dark of the gate. Those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Eccoci qui. Allora, questo era uno dei più bei finali del cinema mondiale, uno dei miei preferiti, Like Tears in Rain, tratto da Blade Runner. Perché ve l'ho fatto vedere? E perché c'era la mia voce fastidiosa sopra? Perché ho cercato di imitare l'accento che Rutger Hauer in questo monologo ha. Rutger Hauer però non è madrelingua inglese, è tedesco, ma ha un accento impeccabile, molto pulito, e quindi era uno dei più facili da dimostrare. Io poco fa cercavo una vecchia frase che mio fratello è musicista, e lui una volta mi disse: sai, un violinista famoso di musica classica una volta ha detto, più o meno, che i migliori musicisti mai esistiti erano dei bravi imitatori. E questo perché quando si imita non si espone alcun giudizio sul pezzo che si esegue. E poi, insomma, intendiamoci, dal punto di vista morale l'imitazione ha sempre avuto un'accezione un po' negativa, perché è considerata per mediocre, eccetera, un nemico dell'originalità. Però vi renderete conto che non è proprio così, e quindi io oggi vorrei spezzare una lancia a favore dell'imitazione. Nell'apprendimento di una lingua voi avete sentito molte volte parlare che avere orecchio aiuta tantissimo. Avere orecchio è anche un'espressione usata però in ambito musicale. Questo perché se considerate una lingua uno spartito musicale, cioè un genere di musica, vi renderete conto che esattamente come la musica ha delle regole ben precise, è scritta, quindi è una comunicazione scritta, ha un suo ritmo, viene riprodotta, viene ascoltata, esattamente come la lingua. E un musicista non fa altro che ripetere varie volte lo stesso spartito finché non ne assorbe il suono. Vi ricordate i bambini che cosa fanno? Quando imparano una lingua straniera hanno meno difficoltà di un adulto a farlo, possono imparare anche due o tre lingue contemporaneamente. Questo perché non hanno alcuna struttura grammaticale, no? Non ancora, non l'hanno sviluppata, semplicemente riproducono suoni costantemente in modo molto istintivo, come dei piccoli animaletti. Nella recitazione l'imitazione è un esercizio fondamentale, perché nella recitazione, ovviamente, in un'altra lingua, in una lingua straniera, in questo caso in inglese, è un apprendimento tecnico, fa parte dell'apprendimento tecnico. Sapete cos'è il dialect coaching? Un dialect coach è una persona, è una figura professionale che si affianca ad un attore nel caso in cui in alcuni film ci sia bisogno, insomma, un personaggio ha un accento particolare oppure deve parlare un dialetto vero e proprio. Il dialect coach fa sì che dà gli strumenti, no, agli attori affinché possano lavorare su questo aspetto tecnico, ma che è fondamentale per il personaggio. Vi faccio degli esempi.
Se il personaggio avrà delle caratteristiche ben precise, può essere di un certo ceto sociale, no? Può essere un posh, un British, come dire, della classe aristocratica. Beh, vedere dei discorsi della regina Elisabetta d'Inghilterra, per quanto trash possa sembrare, è molto utile perché, insomma, c'è una certa impostazione anche come dire, nell'apparato vocale, la bocca, la lingua, come si muovono. Lo stesso Colin Firth, un attore bravissimo, ha vinto anche un Oscar. Quando fece il discorso del re, lavorò moltissimo sulle registrazioni del vero re Edoardo d'Inghilterra e poi anche per un altro motivo, perché lì c'era in ballo un altro problema tecnico che era quello della balbuzie. Oppure, non so, avere un accento dell'America del Sud, vedersi i discorsi del Detective Rust recitati da Matthew McConaughey, come dicono appunto in Texas e nella Louisiana per essere precisi. Beh, lì potrebbe essere utile appunto cercare di imitare questo accento, molto difficile ovviamente per chi non è madrelingua, però quelli sono esercizi specifici appunto per gli attori anglosassoni. Nel nostro corso tratteremo questo aspetto, anche se non sarà così avanzato perché potrebbe risultare difficile, ma è una parte molto divertente che dà una libertà assoluta, perché poi quando si acquisisce la tecnica si ha una libertà maggiore nella creazione del personaggio. E quindi, insomma, venite a scoprirlo. Se vi interessa, ci saranno le lezioni aperte, gratuite, e vi dirò quando eccetera il posto. Però per ora ve lo sto facendo sapere. Io sono Aurora, attrice, insegnante di inglese, e ci vediamo presto. Buona giornata. Ciao.